eccomi qui, il ventosa segnale mi ha portato qui per svelare l'arcano. Che cosa avrà mai detto il premier Silvio Berlusconi? Sentiamolo. Bel même diplôme en même temps. Enfin, nous avons décidé avec Silvio Berlusconi. Oui, mais... Ebbene, secondo Canal Plus, importante televisione francese, il premier avrebbe detto: io ti ho donato la tua donna, in un francese un pochettino maccaronico, meritandosi addirittura l'Oscar della volgarità. Nous avons décidé avec Silvio Berlusconi. Je t'ai donné la sua donna. Dopo questo scoop incredibile è scoppiato il pandemonio. La notizia è stata riportata da televisioni e giornali di tutto il mondo. Eh sì, la notizia ha fatto il giro del mondo, guardate, viene riportata sul Telegraph, sul Sun, su El País, su El Mundo e su tantissimi altri quotidiani del mondo. E per questa vicenda Berlusconi è stato addirittura denunciato alla Corte Europea di Strasburgo per le continue dichiarazioni di disturbo per la dignità delle donne. Palazzo Chigi però ha smentito. Berlusconi avrebbe detto a Sarkozy: moi j'ai étudié à la Sorbonne, che vuol dire in francese non proprio corretto: io ho studiato alla Sorbona. Dov'è la verità? La spiegazione ce la fornisce il nostro supereroe. Abbiamo invitato la signora Flora Varisco, che è una super esperta. Buonasera Flora, lei cosa fa di mestiere? Buonasera Capitan Ventosa, io sono un interprete di lingua dei segni e pertanto abituata ad utilizzare e leggere il labiale delle persone. Benissimo, riusciamo a svelare questo arcano? Sì, io ho riguardato più volte il video e certamente posso dire che la parola finale è Sorbonne e ho tre buone motivazioni per questo. Me le dica. La prima motivazione è che i tempi tecnici sarebbero troppo lunghi se lui avesse detto «Je t'ai donné la tua donna», ed è una frase che non ci può stare. Nous avons décidé avec Silvio Berlusconi la Sorbonne. Oui, mais... La seconda motivazione è più di tipo tecnico, ossia le consonanti B e D sono entrambi consonanti occlusive, ma la B chiude le labbra, mentre nella D batterebbe la lingua contro i denti, ed è evidente che Sorbonne chiude le labbra. Nous avons décidé avec Silvio Berlusconi la Sorbonne. Oui, la Sorbonne. Oui, la Sorbonne. Oui. Terza. È legata al contesto, la terza motivazione, in quanto il discorso di Sarkozy è proprio impostato sul diploma, le scuole e le università francesi. Pertanto ci sta proprio la risposta e l'intervento di Berlusconi quando dice Sorbonne. Quindi la frase «io ti ho donato la tua donna» riportata da Canal Plus non c'entra proprio niente. Direi proprio di no. Benissimo, svelato l'arcano e da Milano possiamo chiudere il servizio. Ringrazio Flora Varisco per Striscia la Notizia, Capitan Ventosa, missione compiuta. Ciao, arrivederci.